Presentazioni e letture di libri, approfondimenti con gli autori, laboratori per bambini e tante altre iniziative. Sta per tornare dal 26 al 30 giugno la 12ª edizione di Passaggi Festival, il festival della saggistica che coinvolgerà il centro storico e la zona mare di Fano. Tema di quest'anno, l'errore e l'artificio, ovvero un collegamento all'intelligenza artificiale. Dal 26 al 30 giugno saranno 5 giorni pieni di libri, possiamo dire libri ma anche altro, laboratori bambini, conversazioni scientifiche, mostre, graphic novel, ma ovviamente il cuore di Passaggi è quello dei libri. Libri ovunque, al Pincio, in piazza 20 settembre, chiostro delle Benedettine, chiesa di San Francesco, Bonbon del Lido, Bagni Elsa di Fosso Seiore e poi laboratori e libri immediatamente. Laboratorio a Bagni Torrette, quindi davvero un festival esteso. Non dimentichiamo poi la nuova sede di Passaggi che sarà inaugurata appositamente, Giardino Radicioni, quindi siamo davanti più o meno alla chiesa, alla Basilica di San Paterniano, dove ospiteremo la rassegna dedicata ai fumetti e alle graphic novel. Sarà un'edizione più che mai ricca di libri, in 5 giorni presenteremo più di 100 libri e mi auguro che il pubblico risponda positivamente a questa offerta della 12ª edizione. La conferenza di oggi è stata l'occasione per presentare la nuova immagine curata quest'anno dai creativi e grafici Andrea Zaccone e Luca Guerra. Un manifesto semplice e d'impatto dove l'intelligenza artificiale viene rappresentata da un robot giocattolo vintage. Al suo interno invece vengono inseriti dei libri. L'immagine di quest'anno, grazie al tema che ci è stato un po' comunicato, è un piccolo robot giocattolo che al suo interno, nella sua pancia, ha tanti libri. Questi libri che stanno nel suo cuore, diciamo che comunque sono libri scritti dall'uomo, e quindi il robot comunque, anche se è un'intelligenza artificiale, è un robot che chiaramente funziona grazie ai suoi libri che all'interno lo alimentano con la cultura. Il libro è scritto dall'uomo e viene trasmesso alla macchina, la macchina lo elabora, ma senza il libro scritto dall'uomo la macchina non elabora niente. L'intelligenza artificiale visualizzata con un robot che oggi è in grado di generare, oltre a delle immagini, anche dei testi molto elaborati e probabilmente un domani potrà generare anche dei libri.